fine di tutti i villaggi che si ribellano a Roma. Mi dispiace per le donne. In guerra non c'è posto per la pietà. Avanti! Scegliersi un altro capo. L'ho ucciso io stesso. Perché hai attaccato senza il mio ordine? Che dovevo rimanere inoperoso, minacciavano il nostro fianco e l'ho creduto necessario. Chi comanda decide. In battaglia, ricordalo, qualsiasi iniziativa è pericolosa. Già, per la reputazione dei comandanti. È più importante sconfiggere il nemico. Basta. Non è il momento di discuterne. Tu sei richiamato a Roma e devi partire domani. A Roma? Capisco. Ho commesso l'imperdonabile errore di vincere, dimenticando che non dovevo fare ombra al mio comandante. L'ordine dell'imperatore Diocleziano. Sono molto grato al tuo amico imperatore. Come ti permetti? Così devo andare a Roma, dove sai bene che non ho la possibilità di diventare qualcuno. Anche in me che sono tuo figlio, tu vedi un pericolo per le tue ambizioni. Non è vero, avanti, rispondimi! Lo hai temuto anche con mia madre, ecco perché non mi hai mai permesso di conoscerla. Ti ho già proibito di nominarla. Era di origine troppo umile per un uomo importante come tu credi di essere. Asci! No, aspetta. Sei nominato tribuno del primo ordine e membro del consiglio dell'impero. Grazie. Posso andare adesso? Ascolta, Costantino. Io sentirò molto la tua mancanza. Già l'anno scorso Diocleziano ti voleva a corte, risposi che era indispensabile per il buon esito della guerra e non mentivo. E se hai avuto l'occasione di distinguerti, lo devi a me perché io te ne ho dato la possibilità. Possibilità, fino a un certo punto. Comunque il mio posto è qui, dove si combatte. Il generale si fanno a Roma, Costantino. Lì vi domina l'intrigo e la corruzione. Sta in guardia. Bel colpo. Chi è stato? Uno che non colpirà più. Non confondere l'impeto col coraggio, figlio mio. La tua vita è preziosa. Se alludi a Fausta, un anno è lungo. E forse mi ha già dimenticato. Aspetta. Tienilo tu. Non ti ho mai visto senza quest'anello. Era di tua madre. Un giorno ti parlerò di lei. Adesso non c'è tempo. Thank you.
Stefano. Detesta farsi ritrarre. Ma io ho insistito tanto che finalmente sono riuscita a convincerlo. Ecco. Ma che fatica quei giorni. Costantino non stava fermo un minuto e lo scultore fu spesso sul punto di smetterla. Però ho vinto io. Lui è sempre lontano ed io non ho altro che me lo ricordi. È davvero somigliante. Basta guardarlo e senti che Costantino è destinato a grandi imprese. Degno dell'ammirazione che l'Augusto Diocleziano nutre per lui. E dell'affetto di mia sorella. Che ne pensi, Licinio? Io non mi intendo di arte. Amodio è lo scultore incaricato di farne una copia. Guardalo. I posteri hanno bisogno di conoscere il volto dei grandi condottieri, degli eroi. Siamo noi, uomini oscuri, modesti, che dobbiamo rimanere nell'ombra, lasciarci immaginare. Oggi la gloria è dei guerrieri. Ammirato il capolavoro? Con un modello simile non dovrebbe esserti difficile. Non basta. Tieni presente che non ho mai visto Costantino. Puoi fidarti, è proprio lui. Somigliantissimo. Allora? Non è facile fare una testa simile, ma spero che questi lineamenti non mi sfuggiranno più. Riportala su, Cecilia, e fai attenzione. Dimmi, quanto manca per Roma? Puoi arrivarci stanotte. Prendi di qui se hai fretta e guadagnerai molto tempo. Sono soldati, è pericoloso per noi. Chiunque siano, dobbiamo soccorrerli. Andiamo. Di qui. Ecco, venite. Posatelo sul letto. Attenzione. Piano, piano. Riscalda dell'acqua e tu porta dell'aceto. Togliamogli la corazza. Sciogli qui. Perde ancora molto sangue. Prepara delle bende, Demetrio. Subito. Brutta ferita. Se la lama penetrava ancora un poco, fortunatamente non ha reciso vene vitali.
Le tue mani sono molto abili. Sì, ho una certa esperienza. Livia. Livia. Sì. Sì, è proprio una bella giornata. Peccato. 3 anni di guerra e dovevo capitare a Roma per buscarmi una ferita. Non lamentarti. C'è chi è stato meno fortunato. Chi erano poi quelli di questa notte? Ma pare che i dintorni di Roma siano pieni di briganti. E ci mandano a combattere in Gallia. Non appena potrai muoverti. Ma io posso? Ah. No, non posso. Te l'ho già detto. Mi raggiungerai fra un paio di giorni. Ai. Intanto, riposati. Gli altri dove sono? Nei campi. Lascia. Ah, cercavo proprio te. Voglio ricompensarti di quanto hai fatto. Il mio amico ti è debitore della vita. Grazie. Mi basta di esserti stato utile. Come vuoi. Soltanto, se dovessimo incontrarci ancora... Lo spero. Dimentica di avermi già conosciuto. Perché? Stanotte ti ho forse chiesto chi eri. No. Buon viaggio. Grazie. Dimmi una cosa. È vero che a Roma ci sono molti cristiani? Lascia stare, era una domanda senza importanza. Centurioni. Centurioni. Bevi. Cos'è? Latte. Vino, carne, galline. Altro che latte. Io devo essere forte quando arrivo a Roma. Sono 3 anni che sogno. Triclini, terme, matrone, belle, profumate. Hai mai visto una matrona tu? No. Come ti chiami? Livia. Perché ti hanno messo un nome da donna? Ma io sono una donna. Tu? Tu sei ancora una bambina. Va bene, sei una donna. Non volevo offenderti. Contenta? Non sono offesa. Ah, potersi distendere nell'acqua, fare un bel bagno. Se vuoi ti porto un catino. E tu pensi che io possa entrare in un catino? Appena potrai muoverti, ti accompagno al fiume. È qui vicino. Appena potrò muovermi, parto. È chiaro? Sì, sì. Oh. Come hai detto che ti chiami? Livia. Ah già, Livia. Quanti anni hai? Sono una bambina. Vai, vai. Chiudimi la finestra. Sono stanco. Voglio dormire. Il tuo comportamento contro i Franchi ci conforta nell'opinione che Massimiano ed io abbiamo di te. Siamo lieti di rivederti. Ti ringrazio, Diocleziano. Purtroppo l'aggressione subita deve averti dato una pessima impressione dell'ospitalità di Roma. Sta certo che quei ladroni saranno puniti. Affiderò l'inchiesta a mio figlio stesso. Occupatene tu, Massenzio. Voglio qui colpevole al più presto. Ti auguro un ottimo soggiorno, Costantino. Ne hai diritto. Mi dispiace, Massenzio. Appena arrivato già ti procuro dei fastidi. Che c'entri tu? La colpa è della mia carica. Tutto ciò che succede a Roma è di competenza del prefetto del pretorio. E tu non puoi immaginare quante cose succedono a Roma. Scusami, chi è quello? Al quale? Io francherei gli schiavi, ma chi mi rivolge? Quello più alto, con i capelli bianchi. Si chiama Statilio. Quel maniaco di mio padre, con tutto il rispetto per l'imperatore, lo ritiene il miglior guaritore di Roma. E non saprebbe vivere senza di lui. Lo conosci già?
No, ma dall'aspetto pensavo che fosse una persona importante. Ah, ecco qualcuno che ha più importanza per te. Mia sorella Fausta. Mi considero molto fortunato. Troppo fortunato. Quell'Amodio. Un'occasione così non si presenterà più. Ferma. Fausta. Costantino. Mi avevano detto che ci saremmo visti solo stasera. Sì, sono stata più impaziente che obbediente. Io invece ho la cattiva abitudine di rispettare gli ordini. Allora devo comandarti di abbracciarmi. Nessuno ci proibisce di ritentare. No. Apuleio? Intanto che Costantino rimane a Roma, sono responsabile io della sua incolumità. L'inchiesta va insabbiata, capito? Avevo dimenticato che sei così bella. Per questo non ti decidevi a tornare. Ma credo che ti sarai consolato con le prigioniere barbare. Ti avranno tenuto buona compagnia, no? Laggiù la vita è molto diversa, Fausta. Anche il tempo non conta. Ti senti come separato da ogni sentimento umano. Si vive per uccidere. Lunghi mesi di solitudine, di freddo, di neve. E poi al primo tepore, prima ancora che spunti l'erba, spuntano i nemici. Attacchi, imboscate. La notte gridano, minacciano, un interminabile incubo. L'alba è come una liberazione per tutti. Anche se vuol dire l'inizio di un'altra battaglia. Mio caro, non parlare più di guerra. Sarai eletto Cesare, io sarò tua moglie. Cesare. Perciò vuoi sposarmi? Un uomo si ama per quello che vale. Credi che potrai amarmi un giorno? Mm? Vuoi sapere troppo. Vivremo insieme, non ti basta? Anche quei due stanno assieme. Eppure guarda, basta un niente per separarli. Non a separarli. A cancellare le loro immagini per un momento. È diverso. Sempre uniti restano. Sempre. Avremmo sbagliato a farlo uccidere. Appena la sposa potremo consigliarlo, guidarlo. Il potere rimarrà ugualmente nelle nostre mani. Sottovaluti Costantino. E conti troppo su Fausta. D'una donna innamorata non ci si può mai fidare. Ehi! Accidenti! Che guerriero sei! Hai paura dell'acqua fredda? Tieni, te l'ho aggiustata. Meglio di così non so fare. Brava. Veramente brava. Sei guarito presto, eh? Sì, e oggi stesso parto. Hai ragione. Hai passato troppi giorni noiosi qui in campagna. A Roma ti divertirai. Aiutami su. Nida deve averti sfiorato i capelli. Sì, doveva solo provarci. Nida era un re dell'Asia. Trasformava in oro tutto quello che toccava. Storie. Come storie? Favole per bambini. Trasformare in oro. Non ci credi. Neanche persone. E negli dèi ci credi? Credo in un Dio. Uno e solo. Allora sei... cristiana. Sta attenta, Lidia. Se lo dici al primo che incontri potrebbe denunciarti. Non sei il primo che incontro. E poi, se ognuno di noi nascondesse la propria fede, come farebbero tutti gli altri a salvare la loro anima? Ma possono mandarti alle belve, lo sai? Potrebbe accadere un giorno, e non sarei la prima. E io che ti credevo una bambina. Ma sono una bambina. Lidia!
Lisia! Vieni, hanno arrestato Matteo e gli altri. Perché li arrestate? C'è stata un'aggressione. Sono sospetti. Ma questi io li conosco, loro non c'entrano. Avanti, lasciateli. Scendete! Scendete! Cosa grida quello? Chiamalo. Centurione, vieni qui. Sei tu che comandi? Guarda che commetti un errore. C'ero anch'io con Costantino. Quelli che ci hanno aggrediti li ho visti io con i miei occhi. Domandagli se saprebbe riconoscere. Sapresti? Certo! Non sono questi, lasciali. Da quando è qua un centurione si permette di dare degli ordini a un magistrato dell'impero? Ora capisco perché ci sono tanti briganti in giro. Se tutti i magistrati sono come te... Arrestatelo! Ti ripeto, sono stato costretto ad arrestarlo. Offendendo me ha offeso la magistratura. Non importa, dovevi capire chi era. Chiedo scusa. Va bene, adesso fai rilasciare quei contadini. Lasciateli. Mi dispiace, sì, Costantino, ma stiamo facendo del nostro meglio per scoprire chi ti ha aggredito. Anche la giustizia romana può sbagliare. Me ne sono accorto. Accompagnali. Vi raggiungo subito. La tua spada. Vuoi rilasciarli davvero? Sì. Guarda, ecco cosa ho trovato stamane vicino alla casa di quella ragazza. Sono cristiani. Non c'è dubbio. E non mi sorprenderebbe se quell'Adriano avesse dei contatti con loro. Tienilo d'occhio. Ti ho spiegato che devi solo sacrificare agli dèi per dimostrare che non vuoi sovvertire l'ordine dello Stato. Staranno processando un cristiano. Sarebbe interessante assistere. Perché no? Apri. Vedrai, sono attori eccellenti. Se recitassero le tragedie di Seneca, avrebbero molto successo. Rinnega la tua fede e sarai libero. Riconosco un solo vero Dio. Condannata a morte. Avanti tu. Come ti chiami? Importa il mio nome? Sei libero o schiava? Anche questo non ha importanza. Ma perché evita le domande? Prova a interrogarla tu, Costantino. Vieni qui. Rispondi al tribuno. Da quale paese provieni? L'unica cosa che interessa qui è la mia fede. E sono cristiana. La tua ostinazione può costarti la vita. Un cristiano non teme la morte. Lo dici adesso. Ma quando giungerà il momento e sarai sola? Non siamo mai soli. Dio è con noi. Allora, tribuno? Cosa ti avevo detto? Hanno il gusto della tragedia. Sembra che aspettino l'applauso. E invece vanno a morire davvero. Aspetta. Il tribuno è molto influente. Può salvarti dalla morte. Salvarmi? Per noi la morte è l'inizio della vera vita. Hai sentito, Costantino? Siamo ai giochi di parole. Perché non ti ribelli? Vinceremo sacrificandoci, non ribellandoci. È la promessa di Cristo. E se il tuo Cristo ti ingannasse? Lui non inganna mai nessuno. Basta, Massenzio. Lasciala andare. Portala via. Che strana gente. Peccato che tanto coraggio e tanta decisione vadano sprecati. È piacevole questa piccola arena nei giardini della villa. Evita il fastidio della folla urlante e sudata. È una delle poche idee buone di mio padre. Non trovi? Redicono un'assurda legge di uguaglianza tra gli uomini. Se moltiplicano ogni giorno, finiranno con l'inghiottirci. Noi stiamo per abdicare.
I nostri successori riesamineranno questo problema. Spero almeno che dimostrino un'assoluta intransigenza religiosa. Proponi ancora la candidatura di tuo figlio? Conosci già le mie obiezioni. Augusti, il vincitore attende. Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, così sia. I nostri fratelli stanno subendo il martirio. Preghiamo perché non vacillino nel momento supremo. Preghiamo affinché la fede li sostenga. È una crudeltà senza scopo, degradante per chi assiste. Se almeno avessero le armi potrebbero difendersi. Armati, i cristiani. Ma li hai sentiti tu stesso. Per loro la morte è la vera vita. Ho notizie importanti, Massenzio. Una riunione di cristiani vicino alla casa di quella ragazza dove avvenne l'aggressione a Costantino. Hai dato disposizioni? Fidati, nemmeno uno sfuggirà. Andiamo, il paradiso ti aspetta. Elena, aiutami! Ho paura, ho paura! Proprio tu, Clelia, che sei madre. Pensa alla gioia di quando nacquero i nostri figli. Ora con la morte avrai la gioia di vedere il figlio di Dio. Signore, dalle speranze. Tu avrai forza. Vai, vai da tua madre. Gli augusti imperatori. Sono cristiani, vanno sterminati. Ma non così! Rassegnati. È l'inevitabile fine degli uomini
troppo coraggiosi. Il tuo coraggio merita una ricompensa. Non ho niente da chiedere. Se Fausta ha un desiderio. La vita del bambino e quella degli altri condannati. Ti prego. Che siano liberi. Si è già sparso abbastanza sangue. Che scena commovente. Una gara di generosità. Vicino il giorno in cui il Verbo di Cristo sarà glorificato su tutta la terra. Non lo vedremo mai questo giorno, e non lo vedranno i nostri figli. Quando cesseranno le stragi e la violenza? Quando gli uomini non saranno più divisi in oppressori ed oppressi, in padroni e schiavi? Se vogliamo il trionfo di Cristo, non bastano le preghiere. Noi non ci opporremo mai con la violenza alla violenza, Matteo. La nostra forza è l'amore. La giustizia non si raggiunge con le parole. I pretoriani! I pretoriani! Hanno bloccato le uscite. Calmi, calmi, state calmi. Arrestateli tutti! Livia! Dove sei? Livia! Mettetevi in salvo. Sei già in salvo. Vieni. Andiamo, scappa. Dio ti perdoni. Questa ragazza non è cristiana, io la conosco. Salve, centurione. Ci incontriamo spesso noi due. È stato terribile vederti lottare nell'arena. Perché l'hai fatto? Non so, un impulso. E poi non si può assistere al massacro di gente inerme. Anche se sono loro stessi a desiderare la morte. Ma io credo di aver capito perché lo fanno i cristiani. Davvero? Se si ama veramente qualcuno, diventa facile sacrificargli anche la vita. Perdonami se ti disturbo, padrona. Che vuoi? Fuori c'è un centurione che insiste. Vuol parlare con Costantino. Chi è? Si chiama Adriano. Ed è corso da Costantino a chiedere aiuto. Lo prevedevo. Questa volta Costantino non ci sfugge. Credi che Diocleziano ci darà l'ordine di arrestarlo? Ne sono certo. E potremo agire nella piena legalità.
Andrai tu. Lui tenterà di scappare e qualcuno disgraziatamente rimarrà ucciso. Me ne occupo io. Perfetto. Buona fortuna, Licinio. Un concorrente in meno. Due. La morte di Costantino travolgerà anche Licinio. Diocleziano non glielo perdonerà mai. Da te c'è sempre da imparare. Tutto il potere nelle mani di uno solo. E dovrò essere grato ad una piccola, umile cristiana. E domattina la condanneranno. Ma di che è colpevole? Che male può aver fatto lei? Non sta a me giudicare. Le leggi contro i cristiani sono severe. Ma la loro ostinazione è esasperante, l'ho visto io. Ma io non posso dimenticare che non hanno esitato a soccorrerci e questo gli costerà la vita. Come posso chiedere che la legge faccia un'eccezione per quella ragazza? Con quale pretesto? Costantino, non te ne sei accorto? È innamorato di lei. È vero questo, Adriano? Forse. Non lo so, è sgomento, pietà, vederla morire a 16 anni. Se Massenzio lo volesse, potrebbe farla rilasciare. Massenzio, nemmeno se intervieni tu. Non t'ho mai chiesto niente, Costantino. Questa volta ti prego d'aiutarmi. Mi dispiace, Adriano. Non posso far nulla. Andiamo via. Tanto è inutile. Avete pensato dove nasconderla se riesce a fuggire? Gli altri ci aspettano fuori Porta Flaminia. Alto là! I cristiani sono rinchiusi qui? Sì, tribuno. Fammi entrare. Carceriere! C'è un ufficiale, apri. Voglio vedere quelli che avete arrestato oggi. Seguimi. Non sono questi. Vuoi portarla? Non fare domande. Va con lui, Livia. No, non posso lasciarvi qui. Ti prego, ti prego. È la volontà di Dio. No. Forse sei destinata ad altre prove. No, no. Che cosa posso fare per te? Niente. Che Dio ti benedica, Costantino. Facile. Troppo facile. E questo mi insospettisce.
Ecco gli altri. Se il tuo Dio vuole, ci ritroveremo. Ne sono certa, Adriano. Ci ritroveremo. Adesso, presto. Provocatoria intollerabile. Hanno tentato di impedirgliela, ma lui e quel suo centurione si sono valsi dell'autorità del grado. Non solo hanno liberato la ragazza, hanno anche ucciso la sentinella. Sei sicuro che fosse Costantino? Lo conosco bene. L'ho visto quando è venuto per far liberare quei contadini. Quei cristiani! Quanti sono? In chi si può avere fiducia? Anche il mio medico. E ora Costantino, un futuro Cesare. Malgrado l'evidenza dei fatti, non possiamo accusare Costantino senza averlo ascoltato. Interroghiamolo, allora. Giusto. Conducetelo qui subito. Se ne occuperà Licinio. Ricordati di trattarlo con il rispetto che è dovuto a un tribuno. Non me ne dimenticherò. Ecco, sono loro, fermi. Costantino. Fausta. Costantino. Perché sei venuta qui? Licinio e i suoi pretoriani ti stanno cercando dappertutto. Che è successo? Qualcuno ti spiava. Perché hai ucciso la sentinella? La sentinella? Io non ho ucciso nessuno. Ma se il carceriere ti ha visto? Mentisce. Adesso capisco. Ti hanno teso un tranello. Chi? Non lo so, Licinio stesso, forse. Costantino, non rientrare a Roma. Devo riuscire a parlare a Diocleziano. Devo riuscire, lui mi crederà. Ma non arriveresti mai vivo davanti a lui. L'unico che può aiutarti è tuo padre. Ma non posso fuggire. No, no. Troverò il modo di raggiungere Diocleziano. Stanno venendo, eccoli, ti scongiuro, salvati. Ha ragione, Fausta, ci ammazzeranno. Sono in troppi per arrestarci soltanto. Ritornerò, sta certa. Il giorno della nostra elezione, Massimiano ed io prendemmo solenne impegno di fronte al Senato e al popolo di Roma che allo scadere del termine avremmo reso i poteri che Giove ci trasmise e sarebbero quindi assurti alle dignità imperiali gli attuali Cesari. Teniamo fede alla nostra promessa. Proclamiamo Augusto imperatore delle province orientali Galerio Dace e delle occidentali Costanzo Cloro. Viva Costanzo Cloro! Viva! Viva! E meritano il vostro applauso. A sostituirli nelle cariche di Cesari sono designati due uomini altrettanto leali e valorosi. Flavio Severo per l'Occidente e per l'Oriente il tribuno del primo ordine, Licinio Liciniano. Voglio essere il primo a congratularmi. Non dimenticherò che mi hai aiutato. Guarda a che legione appartiene. È della terza legione.
Altri sfondati. Tu, fermati! Andiamo. Fermatevi! Che succede? Fermatevi! Sei tu che comandi? I barbari sono in molti, non c'è speranza. Lasciami passare! Chi ha dato l'ordine di ritirarsi? Io! Lasciami passare! E voi vi chiamate romani? È Costantino! Avanti, romani! Seguitemi! Sei tornato, Costantino. Avvicinati, devo dirtelo adesso. È cristiano, lo sai? Come? Tua madre è una cristiana. Cristiana? La legge mi obbligò a ripudiarla. Fui costretto a separarmi da lei per non perdere anche te. Cercala. Dille che il mio ultimo pensiero è stato per lei. Elena. Elena. Ho perduto. I barbari. L'impero. La mia ultima battaglia. No, te l'ho detto. Una vittoria. La tua. Thank you.
Soldati, questa è stata l'ultima vittoria di Costanzo Cloro, il vostro imperatore. Era un romano, un soldato. Voi siete stati ai suoi ordini come me, e suoi figli più di me. Vittorioso in guerra, saggio nel governo, imparziale nella giustizia. Seguiremo il suo esempio. Noi continueremo sulla via che egli ha tracciato. Continueremo. Viva Costantino imperatore! E viva! Tu, vieni qui. Dammi la tua spada. Ritorna al tuo posto. Legionari, da questo momento custodirete voi la mia spada. Io terrò questa, simbolo del potere che mi viene da voi. Nessuna forza al mondo riuscirà mai a strapparmela, ve lo prometto. Soltanto voi, se io non ne sarò degno. All'esercito la mia riconoscenza è quella dell'intero popolo romano. E sempre a mezzo del mio legato, Adriano Rufo, io, Costantino, rendo noto al Senato di Roma che dopo un così tormentoso periodo di guerre sono propenso ad una politica di pace. Pace ai confini, cioè tregua vigilante con le popolazioni barbare, e pace all'interno, cioè tolleranza verso i cristiani. Questo ho deciso per il bene comune e per la prosperità dell'impero. Da Treviri, Costantino Augusto, imperatore d'Occidente. Dunque, l'editto di Diocleziano contro i cristiani è abrogato. Dovremo bruciare il tempio di Giove. Padri iscritti, mi associo anch'io all'universale tripudio per l'elezione di Costantino. E sono certo di interpretare il pensiero di tutti voi nell'assicurare il suo legato che la volontà dell'imperatore sarà eseguita col massimo zelo, come se lui stesso fosse tra noi. Che i cristiani sappiano apprezzare come noi la magnanimità di Costantino. Escano senza timori dalla clandestinità, adorino liberamente il loro Dio, ma evitino di ristri. Giusto! Di predicare l'uguaglianza tra gli uomini, la liberazione degli schiavi, e soprattutto di fomentare torbidi e malcontenti nel popolo. Dice bene! Il Senato ti incarica di esprimere all'Augusto tutta la sua devozione. Sarà mia cura. Costantino è un usurpatore! Lo hanno eletto i suoi soldati e tu lo appoggi. Perché hai parlato a nome nostro? Noi non ci lasceremo indivenire. Il Senato è il supremo custode delle istituzioni. Nessuno può darci ordini. Sapreste mostrare altrettanto coraggio di fronte alle legioni di Costantino? Per ora non riusciremo ad armare che una centuria di uomini come voi. È una di Baldracca e della Suburra. Abbiamo bisogno di tempo e di non suscitare diffidenze. No, Cecilia, qualcosa di più semplice. Devo soltanto ricevere i doni di fidanzamento. Dammi il bracciale a serpente, mi porta fortuna. Quanta paterna tenerezza. Perché insisti in questa ostilità? Sei l'unica ad aver dato agli avvenimenti di quella notte un'assurda versione. È la sola autentica. Purtroppo non avevo alcuna prova. Perché non ve ne sono? Massenzio si è sempre dimostrato un fedele amico di Costantino. Anche questa mattina in Senato ha calmato gli altri. Mio fratello è molto abile, ma non riesce più a ingannarmi. Ora che Costantino imperatore vorrebbe servirsi di me, per questo sei qui. Ma no, io... E tu ti presti ancora al suo gioco.
Ma non sei stanco di governare, di tramare. Capisco che ti sia costato abbandonare il potere, ma devi rassegnarti. La tua ora è passata. Non sono un uomo finito, Fausto. No, ve ne accorgerete tutti. Il mio benvenuto, Adriano. Ti ringrazio di avermi accolto. A nome dell'Augusto Imperatore accetta questi doni, modesto segno del suo costante pensiero per te. Portateli nelle mie stanze. Sono stoffe tessute dalle donne della tribù dei Cheruschi. Pellicce, monili, gioielli, vasi. Accompagnati da questa, che penso sia la cosa che più ti sta a cuore. Infatti ero ansiosa. Ma scusami. Sono lieto di rivederti, Adriano. Gli dèi ti siano propizi. Ci porti la buona nuova dell'imminente arrivo di Costantino. Romolo, aspetta, siamo tutti impazienti. Purtroppo le sue alte incombenze lo trattengono ancora in Germania. Ma i festeggiamenti, le cerimonie erano pronti. Li rimanderemo a dopo le nozze. E dove saranno celebrate? A Treviri. Se tua figlia è d'accordo, l'imperatore preferisce sposarsi a Treviri. Ma Adriano, devi darmi ancora qualcosa? Aspettavo che tu me lo chiedessi in segno di assenso. Era di sua madre. Costantino lo considera il suo oggetto più prezioso. Adesso lo è per me. Ti auguro di essere felice come lo sono io in questo momento. Accetto l'augurio. Presto, vedendoti, nostro padre ed io chineremo la fronte. Dio ci ha protetti. Te l'avevo detto. È il Dio dell'amore. E dove siete stati nascosti durante questo tempo? Nella sabina, in montagna. Abbiamo passato dei momenti terribili. Ma il Signore ha voluto darci la guida di Elena. È una donna straordinaria. Elena? Sì. Quanti anni avrà? Non lo so, tu quanti credi ne abbia? Una cinquantina. E sapete dov'è adesso? No, tornò a Roma quasi subito. C'erano ancora le persecuzioni, ma lei pensò di soccorrere chi era più in pericolo. Devi aiutarmi a rintracciarla. Volentieri. Ma perché? Se è lei, è una donna che sta molto a cuore a Costantino. Io ne sono testimone davanti a Giove onnipotente. Cecilia, prendimi il nastro. Subito. Ti dispiace che ti abbia portata con me a Treviri? Oh no, padrona. Ho visto cose meravigliose. Che feste per le tue nozze. Senti, cantano, sono tutti felici. E tu? Oh, Costantino, sono molto felice. Non voglio che tu pensi al nostro come a un matrimonio imposto per ragioni di Stato. Ma io non lo penso. Ricordi? Un giorno ti chiesi se avresti mai potuto amarmi. Te lo chiedo ancora. Ascoltami, caro.
Quando mi hai mandato questo, ho capito il bene che ci legava. Non me ne separerò mai. Ha ricordato a un uomo la sua donna per tutta la vita. Legherà anche le nostre per sempre. Non ho autorizzato Massenzio a reclutare altri soldati, nuovi reparti di cavalleria. Ha triplicato il presidio di Roma. A che servono queste truppe? A proteggere Roma. In tempo di pace? Dimentichi i cristiani. Vogliono sovvertire le nostre più antiche istituzioni. Sono i più pacifici. E se predicano che perfino gli schiavi hanno un'anima, ciò non li rende nemici dello Stato. Politicamente Massenzio crede che... La politica di Massenzio non fa che aumentare il numero dei perseguitati. Non l'approvo. Tu non sei giusto, Costantino. Mio figlio è il tuo suddito più fedele e ritiene, come me, che la dignità imperiale non debba essere divisa fra te e Galerio, ma riunita nelle tue sole mani. Spero di averti frainteso. Galerio è qui a Treviri, quale imperatore d'Oriente, per riconoscere ufficialmente la mia elezione. Io rispetto la sua autorità come egli la mia. Ma non permetterò mai che la violenza o un sopruso sopraffacciano la legge. La legge la fa chi vince. Non sono tanto cinico. Se l'unificazione dei poteri imperiali deve avvenire, avvenga pure, ma spontaneamente, accettando tutti un comune principio. Il cristianesimo? Sai bene che non sono cristiano e non condivido le loro superstizioni, ma credo fermamente nella giustizia che abbraccia tutti. Com'è successo? Una impalcatura era fradicia. Si trovi il responsabile. La giustizia che abbraccia tutti. Un momento fa viveva e adesso. Ascoltami, Costantino. Pensa all'impero. Un incidente così a Galerio e potresti unificare i poteri imperiali. Adesso, subito. Aprite il portone! Dimenticherò quello che mi hai detto. Soltanto perché sei il padre di Fausta. Lieto di rivederti, Massimiano. Non ti hanno voluto con loro. Già, tu non sei ancora imperatore. Ma lo sarò. Ne dubito. Costantino non dimentica facilmente e si sta sempre più avvicinando ai cristiani. Vieni, ho da parlarti.
Non so a chi devo la mia vita. Forse a quella giustizia che abbraccia tutti. Arrestatelo. In tempo a fermarlo. Padri coscritti, pronunciare l'elogio di un uomo che per il suo valore, le sue virtù, la giustizia che ha sempre ispirato ogni sua opera, tanto ha meritato. Molti forse, anche in quest'aula, temono di rendergli onore. Io no. Quale figlio ha almeno il diritto di piangere? Nemmeno il suo corpo ci è stato restituito. Ci hanno detto è morto. Di una morte ingloriosa. Ci hanno detto che gli stava attentando alla vita dell'imperatore. Ma quali sono le prove? Dove sono coloro che possono confermarlo? È facile accusare un morto dei più infami delitti. Mio padre non può tornare in vita per smentirli. Ma come è possibile che egli congiurasse per riavere un potere che ebbe per tanti anni? E che restituì di sua spontanea volontà. Forse dovrei tacere per non aggravare la situazione creata dal dispotismo di Costantino. Costantino era più di un fratello per me. E oggi, con profondo dolore, sono costretto a giudicare le sue azioni. Vorrei che le mie parole fossero ingiuste e false. Lacrime agli occhi, padri coscritti, accusando Costantino dell'assassinio di mio padre. È una menzogna. Arrestatelo, offende il senato di Roma. Al carcere, ho parlato l'assenzio. Che mira solo ad impossessarsi del potere. Non lasciatevi ingannare. Non è soffocando la mia voce che cambierete la verità. Siete dei ribelli. Fuori l'oppressore. Costantino reprimerà questa rivolta. Trascinate lo Stato alla rovina. Sarà la guerra civile. Sarà la guerra civile. Avete udito voi stessi il legato dell'imperatore. Potremo ancora tollerare che le sostanze, la vita, l'onore e persino la memoria dei cittadini siano sottoposti alla mercé di un potere così assoluto? Per questo mio padre è stato ucciso. E la medesima sorte toccherà a chiunque osi opporsi all'arbitrio di Costantino. Io oserò farlo. Ma chi altro con me? Chi? Propongo che tutte le leggi emanate da Costantino siano sottoposte all'approvazione del Senato. Propongo di sospendere la tregua contro i più tenaci e pericolosi nemici di Roma, i cristiani. Liberiamoci da questa spaventosa cancrena! Sì, liberiamoci! Facciamo la vita! Evviva Costantino! Evviva l'imperatore! Evviva l'imperatore! Aspettate, padri coscritti. Riflettete. La fiducia che riponete in me mi onora. Ma io non sono l'ambizioso Costantino. Non approfitterò di un momento di entusiasmo per occupare la più alta magistratura dello Stato. Accetterò il potere, ma solo attraverso il libero e spontaneo voto del Senato. A voi la decisione, senatori. Dite se volete eleggere Massenzio, nostro imperatore.
Io do il mio voto! Viva Massenzio Imperatore! Legato arrestato. Tumulti, massacri, le mie leggi abrogate. È stato per lui, per tuo fratello, che tuo padre ha cercato di assassinarmi. Sei ingiusto. Tu sapevi del complotto. Potevi impedirlo, salvare la vita a mio padre, ma non l'hai fatto. Osi pure accusarmi. Ma non capisci che Massenzio cercava solo un pretesto. Un pretesto per farsi eleggere imperatore. E non ha esitato a sacrificare tuo padre. Ero circondato da nemici perfino qui, nella mia stessa casa. Ti ringrazio di ritenermi complice. Mi dispiace, Costantino. D'ora in poi tra di noi non ci potrà essere che incomprensione e dolore. E sangue. Ciò che Massenzio ha cominciato costerà la vita a migliaia di uomini. Non dimenticarlo. Sei ancora in tempo, Fausta. Il mio posto è accanto a te. Non sarà facile. Perché vuoi seguirmi? Perché sono tua moglie. Dove sarai tu, Costantino, sarò io, Fausta. Ricordi? Non sono le parole che contano, ma i sentimenti. Corso tanto. Correte solo per annunciarmi sciagure e tradimenti. Che vuoi tu? Perdonami, ma io non vengo ad annunciare disgrazie. Al contrario, ho per te una notizia
Molto importante. E allora? Va via. Anche voi. Via! La madre di Costantino sta qui a Roma. Si chiama Elena. Ed è cristiana. La voglio qui, subito. Ultima volta. Dov'è nascosta Elena? No. Sei troppo graziosa. Con le altre. Livia! Demetrio! Livia! Non c'è bisogno. Così. Ci incontriamo sempre noi due. Ma temo che questa volta sarà l'ultima. Cosa sai dirmi di Elena? Non so chi sia. Non conosci la madre del tuo imperatore? Però sai dove si trova. Se sapessi dov'è, credi che te lo direi? No. Ai dubbiosi, agli assenti, noi dimostreremo quale sia la potenza del nostro imperatore Massenzio e la forza delle armi di Roma. Costantino sarà travolto, ma l'erario ha bisogno di danaro per armare altre legioni e noi daremo il buon esempio tassandoci volontariamente. Chi è contrario alla mia proposta, alzi la mano.
aiutarmi. Livia. Livia, non mi riconosci? Sono io, Adriano. Cristo ti protegga. Come protegge voi? Il tuo Cristo è il Dio della morte. No, Adriano. No. Non è vero. Anche adesso io so che non è vero. Ti ha risposto lei. Io ho cercato di capire. Ma di fronte a tante ingiuste sofferenze non credo più a niente. Perché ti allontani da me? Non riempire d'odio il tuo cuore. Deve unirci l'amore. L'amore per noi, per tutti. Anche per quelli che ti hanno torturata. Anche per loro. E tu? Tu li hai perdonati? Sì, e li perdonerai anche tu. Livia, Livia, bisogna fare qualcosa. Chi può aiutarmi? È inutile, Adriano. Io devo lasciarti. E mi dispiace. No, noi non ce lasceremo. Tu vivrai, Livia. Devi vivere. Devi. Volevo tanto vivere. Le forze. L'aspetta un'altra morte a questo. Fuori tutti! Avete finito di gravare sull'erario! Fuori! Alle belve! In piedi! Fuori! Uscite! Fuori! Fuori! A piedi e fuori! Uscite! Fuori! Presto, anche tu
via! Via! Fuori! Chiudi! Nessuno laggiù? No, solo i morti. Ehi, vieni. Mettiti questa. Conosci la fontana del lupo al quarto miglio? Devi andare lì, qualcuno ti aspetta. Ma perché vuoi salvarmi? Perché molte cose dipendono da te. Mi manda? Lo so. Costantino è di là dal Tevere. Dì all'imperatore che i deboli e gli oppressi confidano in lui. Ma io t'ho già vista. Tu sei Elena. Sì. Tuo figlio t'ha cercata dappertutto e anch'io avevo l'ordine. Sarebbe stato pericoloso per lui ritrovarmi. Abbraccia mio figlio per me e digli che i cristiani lo aspettano. I pretoriani stanno venendo! Vai. Non posso lasciarti qui. Che conta una vita, se può salvarne tante altre. Non preoccuparti di noi. Ma io... Vai, te lo ordino. Cosa devo fare di loro? Sorvegliali strettamente e che non parlino con nessuno. È un messaggio di Licinio diretto a Massenzio. Galerio, l'imperatore d'Oriente, è stato assassinato. E Licinio ne ha usurpato il potere. Invece di un alleato abbiamo alle spalle un nemico. Un nemico che avanza a marce forzate per unirsi a Massenzio e stritolarci. Cosa suggerite? Massenzio avrà promesso molto. Invia dei legati a Licinio e promettigli di più. L'importante è fermarlo, guadagnare tempo. Abbiamo un vantaggio su Massenzio.
Sappiamo una cosa che lui ignora. Come sei ingenuo. E credi che Licinio abbia inviato soltanto due messaggeri? Sono giorni e giorni che i soldati non riposano. La lunga marcia li ha estenuati. Mi sorreggeva la speranza dell'aiuto di Galerio. Ma appena la notizia si diffonderà e noi non potremo impedirlo. Fammi bere. Sposare quella? Preferì arruolarmi. E tu? Sono 15 anni che manco da Roma. Quando partì mio figlio era un bambino. Chissà come sarà cresciuto adesso. Tanto da darti un buon colpo di daga domani. Nessuno prenderà mai Roma, gli dèi la proteggono. Se Roma ha gli dèi, noi abbiamo i cristiani. Buoni quelli. Tu combatti e loro pregano. Eppure dicono che sono coraggiosi. Affrontano i leoni. Sì, inginocchiandosi. E se domani ti trovi di fronte a tuo fratello, che fai? L'ammazzi? Chi indossa un'uniforme diversa dalla mia non è più mio fratello. Ehi tu, dove vai con quel mantello da pretoriano? Ma lascialo perdere, vuol conquistare Roma da solo. Bevi. Il nostro consiglio è di ripiegare finché siamo in tempo. Stanotte stessa. In Germania possiamo difenderci, qui è il massacro. Vedo tra voi qualcuno che non dovrebbe trovarsi qui. Non lo vedete? No, naturalmente. Non lo vedete perché è dentro di voi. Si chiama paura! Ripiegare in Germania? Licinio ci taglierebbe la strada e avremmo Massenzio alle nostre spalle. C'è una sola possibilità. Combattere qui. È un solo problema. Come vincere? Tornate ai vostri reparti e aspettate i miei ordini. Dov'è mia moglie? T'ho chiesto dov'è mia moglie! L'ho vista uscire. Indossava un mantello. Perché combattere? L'impero è già tuo e puoi mostrarti pietoso. Ti scongiuro, Massenzio, ascoltami. Chi vuoi ingannare? Capisco il tuo rancore, ma ti assicuro che Costantino non ha ucciso nostro padre. Per un momento lo dubitai anch'io, ma poi ho scoperto la verità. Ma credi davvero che io faccia tutto questo per vendicare nostro padre? Come sei ingenuo. Quel vecchio pazzo ha avuto la fine che meritava. A me occorreva soltanto un cadavere importante come il suo per provocare una guerra e farla credere giusta. Massenzio! Ora Costantino dovrà umiliarsi davanti a me. Ho nelle mani la donna che ama di più al mondo. Apuleio! Sei un essere ignobile. Non farti illusioni. Non alludevo a te. Ecco, guardala. Questo è l'ostaggio prezioso. Elena la cristiana, sua madre. Il vostro imperatore è finito. Si spegnerà perfino il ricordo della sua razza. Sono orgogliosa di essere la moglie di Costantino e rinnego di essere tua sorella. Mi rendi tutto più facile. Dammi il tuo anello. Mi risponderai anche di lei. Congratulo con te, Costantino. È raro che un generale abbia il privilegio di conoscere in anticipo l'esito della battaglia. Quella di domani sarà disastrosa per te. Puoi ancora evitarla. Affatto. Deponi le armi e riconoscimi il solo legittimo imperatore. E avrò salva la vita? Soltanto la tua, non quella dei tuoi amici cristiani. Grazie al tuo editto non si nascondono più.
Non hai scelta. Anche la via della ritirata ti è preclusa. Le legioni di Galerio sono alle tue spalle, ma non per aiutarti. Galerio è morto e il mio alleato Licinio ne ha preso il potere. Ti schiacceremo. Lo vedremo domani. Hai ancora tempo per decidere. Se accetti battaglia entrerai a Roma, ma da morto. Ti seppellirò io stesso in una fossa comune, e tua madre con te, e tua moglie. Anche lei è mia prigioniera. Lo riconosci? Lei rinnega di essere mia sorella. Non avrò quindi nessuno scrupolo ad ucciderla per prima. Tu non avrai mai sepoltura, te lo giuro! E perché l'hai lasciata lì sola? È impossibile disobbedirle. Non per nulla è tua madre. Avessi almeno potuto vederla. Ma tu l'hai già vista. È quella donna che interrogasti tu stesso in tribunale, ricordi? Quella donna? Sì, era anche nell'arena. Spesso ho pensato a lei. E non sapevo. Sentivo qualcosa. E ora dovrei essere proprio io a condannarla. Insieme a Fausta che... adesso è veramente mia moglie. Tua madre mi ha detto che conta una vita se può salvarne tante altre. Il massacro è già cominciato. Io li ho visti sotto la tortura sereni, coscienti. E provi vergogna delle loro sofferenze e del loro calmo coraggio. Anche una creatura debole come Livia, la più spietata crudeltà non ha potuto piegarla. È la loro fede che li sostiene. Essi sanno perché muoiono. Parole, Adriano. Dottrine cristiane. Per me la loro vita è importante. Adesso più che mai. Non posso lasciarle morire. D'altronde, come abbandonare l'impero? Come lasciarlo in balia di un uomo spietato, privo di lealtà e di ogni principio? Il mondo che volevo e per cui ho combattuto. Un mondo senza ingiustizie e senza violenze. Nel quale tutti gli uomini nascono e vivono liberi. Sarebbe perduto per sempre. Vorrei poterti aiutare, credimi. Lo so. Lasciami solo, Adriano. Qualsiasi cosa tu decida, conta su di me. Quando si ama qualcuno, diventa semplice sacrificargli la vita. La legge la fa chi vince. Il nostro consiglio è di ripiegare. Qui è il massacro. Ti seppellirò io stesso in una fossa comune. E tua madre con te. E tua moglie. Come ti chiami? Importa il mio nome. Sono cristiana. Condannata. Non siamo mai soli. Dio è con noi. Thank you.
dèi ci sono propizi. Dillo a chi ci crede. Soldati! Noi stiamo per attaccare Roma. Ognuno di voi domani avrà di fronte un parente. Un fratello. Forse il proprio figlio. È la guerra civile. La storia giudica sempre con severità chi la intraprende. Ma io non ne temo il giudizio. Perché ci batteremo sotto l'insegna della giustizia. La croce degli umili, dei diseredati, degli oppressi. Io non vi costringo però ad accettarla come vostra fede. Restino con me soltanto coloro che vogliono combattere per il diritto di tutti gli uomini a vivere liberi da tirannie, minacce e intolleranze.
Calturnio! Eccoci, Calturnio. Credevo non riusciste a passare. Invece ce l'abbiamo fatta. Avanti, presto, venite avanti. Allora? Di qui. Andiamo. Nascondete i cavalli, qui non li vedrà nessuno. A terra. A terra, svelti. Svelti. Prendi una torcia, Valerio. Andiamo, seguitemi. Venite. Davanti la cavalleria. È imprudente distaccare la cavalleria dalla fanteria. Esegui l'ordine. Thank you.
Parti di Costantino sono penetrati nel carcere. Stiamo cercando di fermarli. Maledetti cristiani. Provvedi a inviare rinforzi. Subito. Thank you.
Fermatevi, vigliacchi! Fermatevi! Anche tua madre è salva. Dov'è? Ti aspetta. No, madre, alzati. Ti prego. È tuo figlio che ti abbraccia, non l'imperatore. Costantino. Figlio mio. Miei legionari, ascoltate. La vostra lealtà e il vostro coraggio hanno cambiato il corso della storia. Le generazioni future ve ne saranno grate.